Eccoci con Fabrizio Nuti, allenatore del San Giuliano, semifinalista del Settembre Lucchese, l'ultima squadra che accede alle semifinali. Allora Fabrizio, innanzitutto la partita di stasera, come la inquadri? Mi sembra che hai fatto ampia rotazione. Sì, per noi questo torneo in questo momento che è iniziato il campionato ci serve anche per far giocare quelli che stanno giocando un pochino meno, quindi abbiamo fatto una rotazione. Però a un certo punto ne ha cambiati sei insieme. Sì, ma stasera sono rimasti a casa anche altri 6 o 7, quindi che si sono allenati oggi pomeriggio. Sì, è chiaro che noi in questo momento dobbiamo pensare anche un po' al campionato che è iniziato domenica in malo modo, diciamo, quindi il pensiero va anche a quello. È chiaro, il torneo va sempre onorato e stasera abbiamo fatto una discreta partita a tratti, insomma dal punto di vista del gioco non è che sia molto soddisfatto, però è una squadra in costruzione, quindi è ancora tanto da lavorare. Come è giusto che sia inizio stagione? Sì, sì, è chiaro, ragazzi di 14-15 anni hanno un percorso da fare, vengono da tante realtà che a volte con più o meno conoscenze, e quindi c'è da fare un percorso, vediamo dove si può arrivare. Certo, è un po' anche il bello, no? Il fascino del ruolo. Magari ci arrabbi. Sì, se uno non si arrabbia non può fare l'allenatore. È tanti anni che faccio calcio con il settore giovanile, quindi diciamo all'inizio è sempre la solita cosa, c'è da assemblare, da trovare delle interazioni fra di loro, conoscersi bene, e poi dopo vediamo, e poi c'è anche le qualità, insomma. E questa è una squadra con tanti bimbi nuovi e quindi vediamo quanto si può migliorare. Senti, tornando un attimo al campionato, come hai accennato, domenica abbiamo un derby, uno dei tanti. Quest'anno siamo stati inseriti nel girone di Livorno-Grosseto, giochiamo con l'Oltrera, ma per noi tutte le partite sono difficili, vanno rispettate tutte le squadre, anche perché insomma noi, ripeto, siamo partiti domenica male, ma a parte il risultato come male, la spieghi? Come la spieghi? Ecco. È stata una squadra che è entrata in campo intimorita, abbiamo trovato una squadra forse più avanti di noi anche atleticamente, e non abbiamo fatto, per il rammarico è che non abbiamo fatto la partita, ecco. Mm-hmm. Poi il risultato a volte è stato giusto così, ma insomma avrei voluto perdere giocandomela diversamente. Senti, qua ritornerete per le semifinali contro il Capezzano. Ah, col Capezzano, ecco. Quindi sarà una bella partita, quindì cerchiamo di arrivare. Poi di giovedì, quindi magari sarai a metà della settimana, magari un buon allenamento lo considererai. Sì. Insomma, sarà un bel test, quindi ormai ci siamo, cerchiamo anche di vincere, che magari se è possibile il torneo, che è sempre il Settembre Lucchese, è tanti anni che c'è, che insomma è un torneo prestigioso. Quindi a questo punto cerchiamo di fare il possibile. Perfetto, allora in bocca al lupo a Fabrizio Nuti. Crepi.